Luigi Castaldi per introdurre la mostra che inaugureremo stasera. Prego. Signore e signore, benvenuti al Museo Civico Giovanni Maltese. Questa serata spero che sia lieta per tutti voi. Vedo un pubblico attento che, nonostante il clima non favorevole, ci ha tenuto ad essere presente a questa manifestazione, che parte un po' da lontano, parte da quando purtroppo Giuseppe Magatti, il nostro amico fraterno, aveva ideato di realizzare questa mostra insieme con gli altri soci, con Giacomo Mario Galise, poi anche con Gabriele Mario. Con queste due all'inizio era partita l'idea di realizzare una mostra sul modellismo. Per vari motivi non si era riuscita a realizzarla e ci è sembrato che tremasse tutto conto, anche perché a Natale scorso, quando era stata prevista questa mostra, accade la frana a Casamicciola, quindi il territorio fu sconvolto e tutti addolorati per quello che era successo, impossibile passare per le strade, quindi saltò la mostra e ci è sembrato che il periodo più favorevole per poterla realizzare fosse il periodo pasquale, perché oltre al piacere che possono avere gli isolani, speriamo ovviamente che lo possano avere nel visitare questa mostra anche i turisti che ci onoreranno della loro presenza. Intanto ho saltato ovviamente il ringraziamento, perché ci tenevo a precisare questo, come mai si è arrivati a questo giorno, dopo tanto tempo, per realizzare questa mostra di modellismo, e quindi poi andremo avanti con le delucidazioni, con gli argomenti che porteranno i vari oratori, tra cui il nostro curatore delle mostre, maestro Daphne De Maio, la professoressa Odette Del Dotto, direttrice del Museo del Mare, con quali, almeno per questa volta, ci onoriamo di aver lavorato in sinergia, perché molti modelli provengono proprio da modellisti affiliati, soci del Museo del Mare, e con gli altri interventi dello stesso Luciano Di Meglio, che è membro del Museo del Mare, ma anche quello di un personaggio a noi caro, che è l'ingegnere Carmelo Verde, che da sempre ci segue. Ricordiamo i suoi vari interventi anche nel Museo Civico Giovanni Maltese, quando si realizzò una mostra attinente le navi, la flotta che riguardava la flotta Lauro. Quindi questi vari eventi collegati fanno parte di un unicum che spero si possa portare nel tempo, anche se sorge qui a questo punto un grosso punto interrogativo, in quanto alla nostra associazione è stata affidata temporaneamente la custodia del Museo Civico Giovanni Maltese fino al 2 settembre, e quindi non sappiamo poi come si svolgeranno gli eventi amministrativi, per cui non abbiamo preso impegni per oltre il 2 settembre. Tornando ai ringraziamenti, sì, mi pare più che ovvio ringraziare essenzialmente tutti voi presenti, che l'ho già detto, poi ringrazio tutti gli spettatori di Ischia Reporter che ci seguono grazie all'attività gratuita di Raffaele e Pietro Coppa, che ci seguono da sempre, e quindi vorrei ringraziare ancora il Comune di Forio che ci ha demandato questa
questa attività, e quindi passo a delineare un po' quello che è l'attività museale preminente di quest'anno. Alla prossima mostra ci sarà una ragazza, una giovane di origine palestinese, Rania Anton, che esporrà dei quadri. Poi successivamente la scuola di pittura che si lavora già da oltre un anno, questo avverrà a luglio, faranno un saggio dei ragazzi e intanto anche per il 2 luglio si prevede una manifestazione che sarà eseguita giù in piazza, la piazzetta qua giù, dal gruppo di artisti, di giovani e meno giovani attori che seguono il corso di recitazione abilmente diretto dal maestro, dal professor Edoardo Cocciacco. Quindi direi di passare subito la parola a Raffaele De Maio, che altrimenti qua mi picchiate, perché la sto portando un po' per le note. Quindi...